Presidente, da poco avete annunciato una collaborazione insieme con la Federazione Turca per candidatura del 2032, che è un paese comunque amico. Che cosa dovremmo aspettare di questa collaborazione? È un progetto affascinante, un progetto che va al di là del valore della secca competizione sportiva. È un messaggio importante che racchiude il mondo del calcio, il mondo dello sport, la possibilità di dialogo, di scambio di esperienze, due culture importanti, due popoli che si uniscono. Due popoli che si affacciano in un mare importante, con un'area straordinaria come l'area del Mediterraneo, e poter lavorare insieme per 10 anni nel creare i presupposti di uno sviluppo congiunto nell'evoluzione del mondo del calcio, credo che sia un progetto affascinante. Italia, Serie A, uno dei campionati più importanti in Europa, considerando che Turchia è, diciamo, non fuori Europa, ma negli ultimi anni è cresciuto molto, ma anche investono molto. Quindi lei ha visto in Turchia. Come vede il sviluppo in Turchia, calcio, che sia mondo di campi di calcistica? La Turchia ha dimostrato negli ultimi 10-20 anni una evoluzione straordinaria, un'evoluzione legata ad un grandissimo investimento nelle infrastrutture che purtroppo ha reso il nostro paese un po' ha fatto capire al nostro paese quanto si è in ritardo rispetto a questa progettualità. La Turchia è cresciuta anche sotto il profilo della qualità della competizione sportiva, l'abbiamo vista con alcuni risultati importanti a livello europeo, come nazionale e anche come club. L'Italia è un paese che ha una grandissima tradizione nel mondo del calcio. Mettere insieme queste esperienze, sapendo che sono esperienze che si possono esercitare e applicare nei prossimi 10 anni, credo che possa far bene sia all'Italia che alla Turchia, ma devo dire che insieme possiamo dare veramente una grande testimonianza di quello che può fare il calcio a livello europeo, ma a livello mondiale. Ultime due domande che ci tengo molto. Italia quest'anno si è parlato molto perché Napoli dopo 33 anni ha vinto Scudetto, ha girato tutto il mondo questo Scudetto, tre squadre italiane arrivate a finale, ma purtroppo andate come sappiamo, un po' sfortuna anche perché una di quelle finali è stata anche Istanbul. Che cosa vogliamo dire di campione quest'anno? Che idea si è fatta da Presidente? Sarà un campionato molto avvincente perché il Napoli ha tutte le caratteristiche per potersi riconfermare. Ho visto alcune squadre che si sono rafforzate moltissimo, c'è la voglia di crescere nel migliorare la posizione conquistata nel campionato precedente, ci sono delle realtà che vogliono riaffermare anche la forza del proprio blasone, ci sono delle squadre di media e bassa classifica con nuove proprietà molto ambiziose, sarà un campionato davvero molto ma molto difficile per tutti, ma sarà sicuramente uno spettacolo incredibile per i nostri tifosi. Inevitabile non parlare di Buffon, che dopo Zoff che ha lasciato carriera in 40 anni, ma Buffon ha superato età 45 anni, finalmente diciamo, è andato in pensione, modo di dire chiaramente. Si parla molto, forse farà parte di nazionale o federazione. Che cosa vogliamo dire di questo splendido portiere nazionale che ha giocato anche tanti anni, diverse squadre? Beh, chi ha seguito diciamo, la nostra progettualità nel Club Italia sa che ormai sono 2 anni che puntualmente noi chiediamo non solo a Buffon, ma a chi ha rappresentato ed è stato testimone di valori importanti nella nostra nazionale o nelle nostre nazionali di poter entrare a far parte del Club Italia. Buffon è uno di quelli. Per noi è una bandiera, per il calcio italiano una bandiera, per il calcio mondiale una bandiera e la federazione ha il dovere di fare una proposta di inserimento e poi spetterà e lasciamo al libero arbitrio, alla libertà di pensiero e di scelta di Gigi poter condividere questa nostra scelta e questo nostro desiderio. Finito, ma siete contratti qui con Mehmet Büyükeşi, no? Presidente Federcalcio Turco. Sì. Ma c'è qualche collaborazione in più con la Federazione Turca eventualmente? Ne parleremo, lo valuteremo, abbiamo detto che, l'ho detto prima, l'occasione
del 2032 è un'occasione foriera di grandi opportunità. Dobbiamo essere bravi noi a condividere e a lavorare insieme. Grazie Presidente.